oggi molto spesso mi ritrovo a dovermi confrontare qui a Gela con candidati che hanno la mia età, no? E con gente che mi chiede, ah, anche tu ti sei candidato? Bene, io non vedo, io voglio, io sento che la mia candidatura è diversa rispetto alle altre, perché io ho come unico motivo in questa candidatura, in questa voglia di fare, quello di partecipare alla revisione di questa città. Il ruolo del consigliere comunale è un ruolo indicativo, però è un ruolo indicativo che non si può soffermare solo ed esclusivamente ad indicare, no? Deve seguire e deve costantemente attenzionare quelli che sono i problemi da portare avanti. Io tengo tantissimo affinché a Gela, io vi racconto una cosa veloce, io ho dei parenti nell'Agrigentino, in un paesino dove ci sono 10.000 abitanti, questo è anche un invito che pongo a quello che speriamo sarà il nostro sindaco, in un paesino di 10.000 abitanti hanno un cinema multisala con 3 sale, noi a Gela non abbiamo un cinema, questo secondo me non è fondamentale ma è importante perché anche queste cose rendono di più alto livello la vivibilità di una città. Sono cose che devono esistere per accompagnare la vita delle persone. È molto importante, questo lo so e lo vivo per educazione familiare, sono presenti qui anche i miei genitori. Ho notato che a Gela ci sono dei drammi che non sono per niente tutelati. Cioè c'è gente che in questo momento a Gela non riesce a comprare omogenizzati per i propri bambini. Significa che un bambino che nasce a Gela ha difficoltà a mangiare. Difficoltà che sono seriamente soddisfatte da gente che si occupa di questo, da associazioni che vivono questo problema e cercano di colmare questi vuoti che hanno queste famiglie. Ma questi sono problemi che si devono risolvere. Io se dovessi essere consigliere comunale non potrei fare a meno di cercare di aiutare queste famiglie che hanno bisogno, cercare di aiutare le persone che si dedicano a questi problemi. Ovviamente, partendo da questi che sono i disagi, sono situazioni dietro le quali ci stanno dei drammi veri e propri familiari, questo deve essere accompagnato da un serio sviluppo di questa città. Il serio sviluppo di questa città che parte innanzitutto dalla mia consapevolezza e dalla consapevolezza della gente che sta attorno a me, che sta attorno a Davide, che sta intorno a noi adesso, che non dobbiamo più guardare la città da lontano e in maniera passiva, ma dobbiamo spenderci attivamente affinché, cosa importante, riusciamo a coinvolgere mentalmente e nella coscienza chi vive e chi governa questo paese. Vi assicuro che mi spenderò tanto, sono un ragazzo, i miei amici me lo dicono sempre, che quando si dedica alle cose gli si mette con entusiasmo ma si mette anche con tanta voglia di fare, non mi fermo facilmente, non perdo mai l'obiettivo e spero che con il vostro sostegno vi possa rappresentare e possa rappresentare la città di Gela.